Siamo a Borgo Pace, nell'antica Massa Trabaria, un luogo che trae le sue origini dall'antico Castrum Abbazie, il castello che, nel basso Medioevo, difendeva l'abbazia di Lamoli. A Borgo Pace, il cui territorio si incunea tra la Toscana e l'Umbria, nella piccola frazione di Lamoli, troviamo l'antica abbazia di San Michele Arcangelo. L'origine di questa abbazia, costruita su un'importante via di comunicazione tra le odierne Marche e Umbria, dovrebbe risalire, come si evince dall'intitolazione a San Michele Arcangelo, all'epoca longobarda, probabilmente fondata parallelamente a quella Umbra di Scalocchio, pochi anni dopo la morte di San Benedetto da Norcia. La chiesa abbaziale si presenta in tutta la sua solenne semplicità romanica, con la sua facciata a capanna tripartita e, sulle pareti laterali, quali uniche fonti di illuminazione, assieme al rosone della facciata, una serie di piccole monofore. L'interno della chiesa, suddiviso in tre navate, è caratterizzato da un'atmosfera atta al raccoglimento e alla preghiera, grazie alla fioca luce ovattata che penetra dalle piccole finestre. Le pareti, per la maggior parte in nuda pietra, conservano lacerti d'affresco databili per la maggior parte al 400 e al 500. Tra questi un San Rocco, un San Giuliano e una Madonna col Bambino. Tra le opere d'arte conservate all'interno della chiesa, oltre a un pregevole crocifisso ligneo quattrocentesco, figura una lunetta raffigurante l'Eterno Padre tra due angeli del pittore cinquecentesco Raffaellin del Colle. Questa lunetta un tempo coronava un dipinto raffigurante l'adorazione dei pastori, una tavola asportata nel Settecento dal cardinale Domenico Passionei, passata in seguito nella collezione pesarese dei Marchesi Mosca e oggi esposta ai Musei Civici di Pesaro. L'edificio abbaziale adiacente, adattato a diversi usi, accoglie anche un particolare e affascinante museo dedicato ai colori naturali, dove è possibile scoprire le antiche tinte, tra queste da ricordare il blu di Guado, utilizzato nel Rinascimento dai più grandi artisti. A 200 metri dalla piazza di Borgo Pace siamo qui in questo splendido luogo, in questo parco fluviale chiamato Aula Verde, località Le Conce, dove avviene una magia, avviene l'incrocio e l'abbraccio di due fiumi, che è il fiume Meta, che nasce in cima al Monte Sant'Antonio, e il fiume Auro, che nasce in cima al Monte Maggiore. Siamo qui all'ombra di questi pioppi, di queste robinie pseudoacace, di questi salici che formano l'ambiente di questa zona. E oltre alle ombre di questi alberi, d'estate è possibile fare lungo il fiume Auro dei bagni in quelle che noi chiamiamo piscine naturali. Queste acque sono acque di categoria A, significa acque molto ricche di ossigeno, dove vivono i pesci della famiglia dei salmonidi, ovvero le trote fario, che sono degli ottimi bioindicatori di purezza dell'acqua. Il fiume Metauro è stato un fiume importante anche per la storia, perché nel 207 a.C. avvenne la famosa battaglia che fu molto importante per le sorti di Roma. E il Tasso, che ha vissuto a lungo in queste zone, definì il Metauro un fiume più ricco di gloria che di acqua. Thank you.
Thank you.